biasimo e riprovevolezza per quello che è accaduto a Liverpool. Cioè, io credo che quell'immagine di Liverpool ha veramente ferito ulteriormente il calcio internazionale, è una pagina vergognosa e criminale che veramente mi ha colpito. Cioè, sapere che c'è un tifoso che sta lottando tra la vita e la morte, un uomo di 53 anni che è andato a vedere una partita così importante, è veramente una cosa che non si può accettare. Sono pagine che questa città, ahimè, ha vissuto recentemente con la morte di Ciro Esposito, proprio in occasione della finale di Coppa Italia a Roma tra Napoli e Fiorentina. Io ho ringraziato privatamente, visto che voi mi fate questa domanda, adesso faccio la riflessione pubblica, il sindaco Nardella, perché mi ha invitato a vedere la partita insieme a lui. Io non vado, devo dire, questa volta la partita a Torino volevo andare e mi ha fermato il bilancio che avevo la mattina dopo. A Firenze non vado per una ragione scaramantica, che siccome quest'anno non sono mai andato a vedere una partita in trasferta, in questo momento sto diventando scaramantico pure io, sarà l'attesa che ci accompagna per queste partite finali. Ma credo che non c'è bisogno di fare un appello di questo tipo, cioè come se i napoletani rappresentassero una specie particolare da cui bisogna scansarsi o da cui bisogna proteggersi. Esistono, ahimè, in tutte le tifoserie mondiali delle piccole minoranze che non hanno nulla a che vedere col calcio e con il tifo. E non mi risulta che questi appelli si fanno ogni volta che c'è una partita. Quindi io, come sempre, auspico, lo dico sempre, che noi napoletani dobbiamo essere campioni sul campo, come lo stiamo dimostrando in questi mesi, ma anche campioni sugli spalti, negli stadi, come, devo dire la verità, lo stiamo anche dimostrando negli ultimi tempi. Pare che anche a Torino è stato esemplare il comportamento dei napoletani, semmai si è sorpreso con Sarri che, insultato, offeso e discriminato, ha fatto un gesto che appartiene al patrimonio del simbolismo sarcastico dell'Italia. Voglio dire, di fronte a una provocazione di quel tipo ha anche un po' previsto il risultato, quindi Sarri è anche molto bravo da questo, oltre a un bravissimo allenatore, ha anche la capacità di intuire il finale della partita Juventus, quindi Nardella credo che può stare sereno, insomma.